Grazie governatore per il tuo saluto e come ha già detto il governatore, c'è la possibilità per tutti voi che siete collegati di postare le vostre domande. Alla fine di tutti gli interventi, secondo il programma che avete già ricevuto, vedremo di rispondere o direttamente a seconda del tempo che avremo residuo. Adesso inizieranno i loro interventi di presentazione dell'evento, per prima Stefania Parenti, che è coordinatore distrettuale sviluppo della leadership GLD. Prego Stefania. Buongiorno e buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà breve. E, mi sono chiesta e vi chiederete anche voi che cosa ci sta a fare l'Officer GLT Leadership del distretto in una giornata dedicata al service. È una domanda che mi sono fatta anch'io perché dovevo tarare bene o male l'intervento e direi che è anche il fatto di essere la prima di tutta la mattina. E sta a significare in realtà la grande importanza che riveste la leadership a livello proprio delle nostre realtà, a partire dal club, poi distretto, multidistretto e via dicendo. Perché leadership significa guida, significa guidare una squadra verso i risultati, significa farlo con metodo, con preparazione, con consapevolezza. E quindi ci sta la presenza anche proprio della figura che sul distretto è un po' come si dice a Parma, un po' come la Bolognerba, insomma, c'è un po' dappertutto perché è giusto che tutti noi soci siamo costantemente informati e formati dell'attività. Ben venga una giornata come questa che informa i soci su tutti i service della nostra associazione e vorrei condividere un attimo un paio di slide che ho preparato, perché se noi partiamo appunto dal service, tema focale di della giornata di oggi, ci rendiamo conto che siamo anche dai numeri raggiunti negli anni precedenti, il nostro distretto è davvero forte nell'attività di service. È un service fatto appunto con metodo e con alti livelli di qualità, con preparazione, significa anche avere un migliore impatto sulle nostre comunità. È chiaro che il service deve essere il motore dei nostri club, il motore dei nostri soci, la motivazione per i nostri soci. E quindi ci rendiamo conto che nella nostra organizzazione, che noi tanto cerchiamo di sviluppare, se partiamo dal service e lo facciamo con soci, partendo anche in equilibrio con le volontà dei soci, riusciremo ad avere anche all'interno dei club dei soci motivati e coinvolti. E questo andrà senz'altro a favore della retention, del mantenimento dei soci all'interno delle nostre realtà, averli proprio come attori. Per cui è un club vivace che si presenta sul territorio con tanti soci che si divertono, perché noi dobbiamo divertirci quando facciamo service, dobbiamo proprio tenerli nel cuore questi service e fare in modo che siano la nostra fonte di passione. E perché è un club che si dimostra così vivace e attivo nelle loro proprie realtà e chiaro che diventa più attrattivo, è un nucleo di persone, è una squadra di persone che veramente lavora per il bene degli altri, ma anche per il bene interno, sia personale che sia anche dei propri club. E tutto questo è ovviamente unito da una forte leadership. E quando io parlo di conoscenza, parlo anche appunto di tematiche che verranno affrontate nel corso della mattina e la conoscenza parte anche da questo semplice annuario, semplice non tanto perché se parliamo di semplice nella definizione di un annuario i governatori sanno bene la fatica che fanno per metterlo insieme. Però qua dentro ci sono tutti i suggerimenti che il nostro distretto, che è sempre a disposizione di tutti, ci permette ai club di agevolare la propria azione, di facilitarla. Abbiamo le nostre cause globali di service. All'interno di questo annuario sono suddivise per aree di dipartimento e oggi ci sarà appunto
un rappresentante per ogni area. Sappiamo e abbiamo declinate le nostre cause globali, fame, ambiente, eccetera, le abbiamo declinate a partire dalla sede internazionale che ci offre dei temi, dei programmi, di service che poi vengono anche personalizzati già a livello di rilevanza nazionale, quei service di rilevanza nazionale. Fatti propri anche a livello di distretto e di club. Ok? Quindi all'interno del nostro annuario c'è tutto quanto. E ricordiamoci che oltre ai nostri service base di cui parleremo oggi, la fondazione è il nostro supporto e supporto ai club per fare service ancora più impattanti e una programmazione di service fatta secondo gli schemi della fondazione rappresenta proprio il metodo corretto di approccio di programmazione di un service. Quindi con un piano d'azione e un programma veramente definito che aiuta i club ad arrivare allo scopo, agli obiettivi con efficace risultato. Ho preparato alcune slide, ma non sto qui a farvele tutte, però tanto per indicare come l'organigramma è strutturato. Per ogni area di service abbiamo i service internazionali che poi, appunto, come dicevo prima, alcuni sono stati declinati a livello proprio nazionale. Questo è il primo esempio, Lions for Stomacare. Ci sono i service di rilevanza nazionale di cui Andrea San Germano vi parlerà in generale, e poi ci sono quelli sviluppati a livello di distretto. Noi sappiamo che a livello di distretto non c'è un service distrettuale, però i nostri club, cioè il nostro distretto, ha proprio adottato, diciamo, delle forme di service strutturati. Questi service strutturati agevolano e facilitano i nostri club nella loro azione, perché hanno proprio tipo, pensiamo al progetto Martina, pensiamo ai nostri raccolti occhiali usati, sono comunque degli standard che noi ormai abbiamo messo nelle nostre corde e riusciamo a realizzarli facilmente. L'importante, e qui poi mi taccio, l'importante è che il service parta dai club, dai soci, perché alla base di un buon service c'è la motivazione e quindi una nostra bella associazione meravigliosa ci dà tanta libertà, libertà di temi, libertà di tipologia di service e tanta libertà e noi dobbiamo essere tanto capaci e tanto leader per calarli nelle nostre realtà e far sì che questi service diventano l'alimento dei nostri soci. Io auguro una buona giornata a tutti, buon lavoro e spero di essere rimasta nei tempi. Grazie Stefania, bravissima per i tempi. Adesso.